Ai caduti! Arrivo in questo santuario laico che è il reparto scorte della caserma Lungaro di Palermo poco dopo mezzogiorno. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e il neo capo della polizia Vittorio Pisani depositano una corona di fiori davanti alla lapide che ricorda le vittime della strage di Capaci e Via D'Amelio. Ci sono tutti i nomi degli agenti morti negli attentati ai giudici Falcone e Borsellino. Accompagnati da alcuni familiari delle vittime, Piantedosi e Pisani si raccolgono in silenzio davanti alla teca dove è custodita la Quarto Savona 15, l'auto su cui viaggiava la scorta di Falcone. Ci sono pure i vertici della giustizia e della politica siciliana. Conoscere, capire, vivere in questa realtà vuol dire migliorare, cercare di migliorare nel giorno, ogni giorno, nella quotidianità, quello che è il nostro impegno. Poi viene presentato il docufilm I ragazzi delle scorte, Quarto Savona 15. Scorrono le immagini, l'emozione è palpabile, 31 anni dopo Capaci, 31 anni dopo la morte con Falcone e la moglie Francesca Morvillo degli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro.